Nell'ultima domenica di ottobre, per gli amanti delle cronoscalate, riflettori accesi sulla finale nazionale CVM, campionato italiano velocità montagna, con la 51esima Castellana Orvieto. Come da pronostico, sul primo gradino del podio c'è il 5 volte vincitore e protagonista della salita orvietana, oltre che indiscusso campione, il fiorentino Luigi Fagioli, che sulla Nova Proto NP012 trionfa con due salite esaltanti nella gara valida per decretare i vincitori della finale CVM. Per il campione toscano, dopo il titolo supersalita, arriva anche il primato nel CVM, alla fine di una gara combattuta col compagno di team Franco Caruso, tenace driver di Comiso, che su Nova Proto NP012 ha ottenuto il secondo miglior tempo assoluto in ambedue le salite, con un gap davvero risicato in gara 1, solo 76 centesimi. Positivo rientro fra i top 3 anche per il pilota padrone di casa, Michele Fattorini, reduce da 4 vittorie alla Castellana Orvieto e protagonista di uno splendido esordio sulla norma M20FC del team Fagioli. Chiude ai piedi del podio siciliano dell'Ateneo Motorsport Samuele Cassiba su Nova Proto Synergy V8, seguito dal lucano di V-Motorsport Achille Lombardi su Osella PA21 4C Turbo, protagonisti di un appassionante duello per la classe 2000. Sono contento perché prima di tutto è una manifestazione fantastica, con un'organizzazione super, un bellissimo percorso. Abbiamo fatto un bel lavoro di setup sulla macchina dalla prima manche di ieri adesso. Si comincia ad esserci con i tempi, quindi sono contento. Però devo dedicare la vittoria ai ragazzi giù che tra prima e seconda manche hanno diviso la macchina in due, ma hanno sostituito i perni della frizione e si erano rotti. Quindi è stato un intervento che secondo me il 90% dei team oggi tornava a casa, noi siamo riusciti a ripararla, quindi sono stracontento e dedico a loro, a tutto il team, la vittoria, a tutti i ragazzi. La gara è cresciuta negli ultimi anni da quando siamo finale proprio perché l'amministrazione ci ha sempre sostenuto e la città stessa ha creduto in quello che facevamo. Il nostro obiettivo era far diventare una gara, passare da una gara ad un evento e credo che ci siamo riusciti proprio per questo motivo. Oggi possiamo parlare di evento, possiamo parlare di un'amministrazione che ci sostiene, di una città che ci sta vicino e lo riscontro tutti i giorni questa cosa perché veramente si è creato anche interesse in ambito locale e tutti ci sostengono nelle svariate maniere. Thank you.